arrivano da Giappone, Bosnia e Erzegovina, Corea del Sud, Romania e Bulgaria i vincitori dei concorsi abbinati al Festival Internazionale della Chitarra Città di Mottola. In questa edizione i concorsi si sono svolti interamente online per le prescrizioni anti-Covid. Primo classificato nella 27esima edizione del concorso internazionale di esecuzione musicale, Yuki Saito, di 24 anni, dal Giappone. Quest'anno, nonostante la scelta di confermare l'edizione online, abbiamo avuto tantissimi iscritti da diversi stati, perché siamo comunque un concorso importante dove offriamo veramente delle possibilità notevoli per i candidati. La tournée del circuito di Hero Strings, per esempio, la realizzazione del CD, oltre alle borse di studio. Perché? Perché è importante questo, che il musicista, il vincitore, l'anno successivo faccia delle tournée, vive l'esperienza dei festival come abbiamo fatto quest'anno, facendo arrivare chitarristi dal Canada, dalla Croazia, e ospitarli e farli partecipare a tutte le attività del festival. Un grande onore per noi, perché abbiamo sempre lavorato seriamente, le giurie hanno sempre rilasciato dei verdetti importanti, e questo effettivamente ci ha premiati poi per questa opportunità di Eurostrings, che è una grande famiglia, un grandissimo progetto dedicato ai giovani. Il melologo è un genere musicale del tutto particolare, perché mentre nella canzone il cantante segue la musica con la melodia e le parole, nel melologo sparisce la melodia, ma le parole sono strettamente legate allo spartito nello stesso modo, per cui insomma, bisogna trovare un equilibrio. È stato un work in progress molto lungo, ma insomma, adesso abbiamo, credo, trovato un equilibrio, e tutte le volte che lo facciamo, insomma, per noi è una grande fonte di piacere e di divertimento. Ma allora, questa idea è sicuramente frutto del grande lavoro che hanno fatto un compositore, un poeta. Il poeta è Juan Ramón Jiménez, che ci ha messo, ricordo, 9 anni per scrivere un piccolo libro per bambini, che ovviamente è una favola per adulti. E poi il compositore Mario Castelnuovo Tedesco, che ce ne ha messi altri 7 per scrivere la musica, per cui diciamo che ogni nota e ogni lettera pesa 1 tonnellata. E quindi è stato un lavoro che è partito da questi 2 grandi artisti. Noi abbiamo cercato, come dire, come interpreti, di calarci dentro la musica, dentro le parole, e quindi Ugo Dighero è diventato un po' un musicista e io sono diventato un po' un attore, ecco. Ma è stata una sorpresa, l'Avenir non mi conosceva, è venuto a vedere un mio spettacolo costretto dalla compagna, perché sennò non sarebbe venuto, perché era stanco morto, invece è venuto e si è incuriosito, e poi nei camerini è venuto a salutarmi, ha detto: guarda, io avrei un progettino, avrei bisogno di un attore, un po' di orecchio musicale, ti interessa? Mi ha mandato questa roba e abbiamo cominciato a lavorare, ed è nata un'amicizia innanzitutto, poi un'intesa, e anche il lavoro è stato lungo, e fra l'altro è talmente ricco, talmente denso, la meraviglia della scrittura e la musica, che abbiamo scoperto piano piano tutto quello che c'era dentro, e tutt'oggi quando lo proviamo continuiamo a scoprire cose nuove. È veramente un materiale straordinario. Ormai sono già 4-5 anni che lavoriamo insieme e abbiamo provato su di noi questa amicizia, per cui diciamo che è davvero un racconto magico. Il poeta racconta il mondo attraverso gli occhi di un asino, che è Platero appunto, e fra i due c'è questo legame assoluto, insomma. D'altra parte sarò io a fare l'asino.